Il lavoro svolto è un'analisi di vulnerabilità sismica, modellato a continuo, in cui sono state inserite anche, le volte come contributo dal punto di vista delle strutture. Per cui con Midas FX sono state modellate inizialmente, tutte le volte dei piani all'interno dell'edificio, grazie alla metodologia top-down che permette di fare il Midas FX, per cui partendo da dei solidi, tagliandoli, intersecandoli, si sono create le geometrie delle volte che erano presenti all'interno dell'edificio, quali volta a vela, volta a padiglione e volta a botte. Dopodiché, è stata eseguita la mesciatura sempre all'interno dell'ambiente FX di tutte le volte, per poi importare tutta la parte di mesh delle volte all'interno di MisaGen e completare la mesciatura delle pareti verticali. Il lavoro si è concluso facendo un'analisi di vulnerabilità sismica tramite il modello Strumas, per cui sono stati poi valutati gli stati di fessurazione dei maschi murari e sono state implementate le cure di capacità della struttura. All'interno del progetto il grosso vantaggio che ha dato il Midas FX è stata sicuramente la possibilità di modellare e meshare in maniera abbastanza semplice, senza avere problemi di congruenza sulla mesh, tramite appunto l'FX. Altro grossissimo vantaggio è stata la gestione degli elementi all'interno del modello e il controllo dello stato di congruenza fra quello che era stato modellato in FX e quello che poi è stato fatto in AutoMesh col modello MidasGen. L'esperienza nei confronti di ARPA-CEAS è sicuramente, dal mio punto di vista, un'azienda volta a soddisfare al massimo quello che è il cliente, nel senso che da parte del professionista riuscire ad avere un'assistenza costante e mirata sul lavoro che si sta eseguendo è molto importante. Data anche la complessità dei lavori che si riescono a fare col software, è importantissimo riuscire ad avere un confronto diretto con l'azienda e questo penso sia il punto di forza di ARPA-CEAS.